sono proprio i rapporti che si sono andati a deteriorare, tanto che dopo aver chiuso quell'albo io non volevo più disegnare in vita mia. Addirittura. Sì. Ero arrivato proprio ad avere la stima, l'autostima non sotto i piedi, ancora più giù. Ciao a tutti e benvenuti a questa ultima puntata della stagione di Mdivia. Intanto vi do il benvenuto a quella che sarà la fine di quest'anno, ma sarà anche probabilmente l'inizio della prossima stagione. Intanto ringrazio il maestro Bini per averci accompagnato con la sua sigla per tutta la stagione e forse lo rivedremo ancora anche per la stagione successiva. Stiamo preparando tante novità e stiamo vedendo di riuscire a fare in modo che tutto quanto diventi omogeneo e faccia diventare il nostro podcast qualcosa di ancora più divertente e interessante soprattutto. Come avete visto, abbiamo incontrato tante persone di tante arti diverse, della musica, del cinema, del teatro, e tutti quanti ci hanno portato un po' di loro, ci hanno dato un po' della loro esperienza, ci hanno detto come hanno cominciato, qual è stata la scintilla che li ha fatti partire, e ci hanno raccontato anche delle cose belle che sono successe, ma anche delle cose brutte, perché poi comunque ognuno di noi, durante il suo percorso artistico o nella sua carriera lavorativa, nella sua carriera lavorativa o semplicemente nella sua vita, comunque porta degli alti e dei bassi. E noi queste cose le raccontiamo all'interno del nostro podcast. Quindi ancora benvenuto a tutti voi che siete qui, che siete arrivati qui e ci state guardando. E ringraziamo il maestro Bini per la sigla che ci ha dato tutte le puntate e come sempre, come tutte le volte, lanciamo la sigla. Indivia! Indivia! Diamo il benvenuto ad Alessio Fortunato. Ciao Alessio. Benvenuto. No, Benvenuto a te, benvenuto a me. benvenuti a tutti quanti. No, Benvenuti a tutti. benvenuti a tutti. È stato intanto davvero bello averti qui dopo tanto tempo. Noi abbiamo cominciato il podcast insieme parlando di Epic, insieme a tutti quanti, però avevo sempre rimandato la puntata nella quale intervistarti, perché dicevo, deve essere un'occasione eccezionale. E alla fine mi sono detto, possiamo chiudere in bellezza intervistando Alessio. Grazie per questa chiusura in bellezza. No, tu non immagini quanto sono contento. Allora, facciamo prima di tutto una breve premessa. Allora, diciamo che cos'è Indivia, che è un podcast fatto a sud che si occupa di arte in generale, sia che per chi è sul palco, sia che è fuori dal palco. Perché fatto a sud? Tu sai benissimo che chi viene a sud da noi siamo sudisti al massimo, Assolutamente. nota principalmente tre cose: il mare, l'accoglienza e il cibo. E quindi la domanda principale è Però ci che. metterei anche l'arte, dai. Sì, ma questa Però, dopo, vabbè, sì, è dopo. perché Vabbè, gliela diciamo facciamo così. notare. Ma Diciamo così. quello che notano loro è il Ah, cibo. beh, sì. Diciamo chi viene, è ovvio che viene principalmente per queste Eh sì, tre. no, loro, semplicemente loro vengono perché sanno che è bello, poi scoprono qui perché è bello. E la domanda dopo questa piccola premessa è: che hai mangiato oggi? Ah, ok, qui partiamo con le domande alla Rapone. No, sto pensando al fatto che questo podcast nasce proprio perché loro mi hanno fatto venire la voglia di fare Assolutamente, io podcast. li adoro. Ah sì, una poke. Ah, una Una poke. poke, sì, no, io sono al passo coi tempi. Sei molto meno boomer di me. Pensavi una frisella, vero? Da buon pugliese, sì. Sì, No, sta. una poke molto buona. Sì, prima di venire qui,
passando da Bari, perché passando da un amico comune che è Corrado di Neverland, grande fumetteria. Ciao Corrado. Ciao. E, insomma, avevo un appuntamento con lui rimandato da un anno, uh-huh. E quindi sono passato da lui e poi ho detto vabbè, mi fermo un attimo a Bari, visto che ormai Bari è piena di locali che fanno poké. Ah. E quindi ho mangiato questa poké, insomma, sappiamo, è un guazzabuglio di ingredienti, a me ha sempre è dato l'insalatona. Sì, l'insalatona, non la Caesar salad, però insomma, è quell'insalatona ammetrata tra il Giappone, sì, il pugliese, l'indiano, perché gli ingredienti si mescolano, le culture si mescolano, quindi sì, una poké, basta, anche piuttosto abbondante, infatti l'ho lasciata, uh-huh, ne ho lasciata una buona parte, e niente, poi ho detto vabbè, incaminiamoci, andiamo. Va bene, e quindi sei venuto qui a chiacchierare del passato, cioè, poi in realtà quello che voi non avete visto, o forse sì, perché alla fine ho deciso che magari poteva essere interessante, è l'arrivo di Mimmo Montrone, e della nostra chiacchierata, del nostro caffè pre-intervista. Lunga chiacchierata, come al solito si riva indietro nel tempo, che è la miglior condizione che io possa vivere, perché io, come dico sempre, vivo meglio il passato che non il presente, io faccio fatica a vivere nel presente, per me tutto quello che di buono c'è è stato fatto, è stato già fatto da altri, no anche da noi da me. Io amo il mio passato e odio il mio presente, il futuro non lo so, quindi sono sul chi va là. Secondo me potrebbe svilupparsi bene, anche perché, ne abbiamo parlato prima, le premesse sembrano buone. No, anche perché io poi vivo perennemente ricordando. Per me i ricordi sono fondamentali, sia quelli fotografici, sia quelli visivi, naturalistici, sia quelli olfattivi. Diciamo che vivo una condizione prustiana. C'è un'ora del giorno che mi riporta subito indietro, c'è un'odore, vabbè, lo sappiamo, insomma, una canzone specialmente, un film, ho sempre perennemente lo sguardo alle spalle, davanti, ripeto, faccio un po' fatica, però insomma in quest'ultimo periodo ci sono stati dei cambiamenti radicale. Allora facciamo il nostro percorso. Sì. No, approfittiamo invece proprio del fatto che ti piace vivere nel passato, proprio partendo dal passato e partendo proprio dagli inizi, prima di arrivare a come ci siamo conosciuti noi, ancora prima. A me piace intervistare le persone e chiedere qual è stata la scintilla, che cosa ti ha fatto capire che poi sarebbe stata questa qui la tua strada nel futuro. E quindi io direi proprio di partire da: ti ricordi che cosa è successo, che cosa ti ha fatto capire che il disegno era una cosa che avresti voluto continuare a fare nella vita? Sì, ci sono stati diversi momenti, diversi step. Cominciamo dall'inizio. Dall'inizio semplicemente parto da che avevo 10 anni, insomma, e diciamo da quando ho cominciato a, tu dici forse è tardi, ma c'è una cosa incredibile, che i miei ricordi partono dai 10 anni in poi, questa è una cosa strana, io tutto quello che c'è prima avrò sì e no un paio di flash, ricordi, certo, di flash, ma invece tutto quello dai 10 anni in poi, da che ho memoria di me, da che ho cognizione di me, dai 10 anni in poi, ho sempre disegnato, cioè la passione era quella. Poi c'è stato un anno in quarta elementare, all'epoca io sono piuttosto vetusto, però all'epoca, ma credo che anche adesso alle elementari ci sia
un maestro unico di nuovo, no? Sai che non lo so, io i miei figli hanno avuto sempre due o tre insegnanti, quindi... Vabbè, all'epoca c'era un solo insegnante che ovviamente impartiva tutte le materie, le lezioni. In quarta elementare ci fu un esperimento, c'era un insegnante per ogni materia e arrivò questo maestro di disegno, paesino vicino dove ero io all'epoca, San Michele, e lui mi invogliò perché vide, insomma, ero sempre lì intento a disegnare, e lui partecipava a questa mia passione, bravissimo disegnatore lui, bravissimo maestro, e di lì è partita un po' questa carica. Da quel momento ho cominciato a usare la Bic, la punta fine, quella gialla, cioè opaca, perché poi è venuta quella trasparente. E quindi con questa penna Bic ho cominciato. All'epoca gli amici mi chiedevano tutti, mi chiedevano Bruce Lee o le donnine nude. Eh beh, mi sembra giusto. Assolutamente. Poi combinate insieme era un po' un... insomma. Quindi insomma ho cominciato in questa maniera. La capacità di disegnare anatomicamente... Non in maniera perfetta, nel senso, non in maniera decorosa, sì, ma non... Certo. Anche perché... diciamo l'elemento femminile ho cominciato a scoprirlo dopo, quindi io quello che vedevo, insomma, più anche perché all'epoca, diciamo a 10 anni, non è che sì. E quindi quella è stata una prima, poi alle medie, diciamo che questa mia passione è aumentata, anzi durante il periodo delle medie c'era un mio zio che leggeva Lancio Story, Scorpio, Zagor, tutti i fumetti, insomma, che all'epoca erano più in voga, e io passavo interi pomeriggi estivi mentre gli altri uscivano a giocare, io ero chiuso in casa a cercare di copiare questi fumetti. Mi ricordo soprattutto un personaggio che disegnava, Giovanni Freghieri, su Intrepido. Ora non vorrei sbagliarmi, se Intrepido o il Monello, e si chiamava Sorrow. Ah, me lo ricordo, mi sa che era l'Intrepido. Sorrow. Il Monello non rientrava nelle Sorrow e aveva le fattezze di Humphrey Bogart. Ah, è vero, vero. Molto fotografico, come come è sempre stato Freghieri. Bravissimo, già. In realtà io in realtà pensavo che fosse un rifacimento delle, come si chiama, delle come si chiamano le storie fotografiche, quelle, i fotoromanzi. Freghieri è il suo stile, è stato anche fotografo di Playboy Italia. Per quello disegnava benissimo le donne, insomma aveva sempre questa leziosità nel riprendere il corpo femminile nelle sue ombre più dolci, più quindi diciamo avevo passato a copiare queste. Al momento del passaggio dalle medie alle superiori, lì c'è uno stop. Uno stop bello importante, perché come tutti i genitori, almeno all'epoca, anche se adesso noto che la generazione di genitori, quella più giovane, mette dei paletti, mette bastoni tra le ruote, ci prova. E quindi ripeto, come tutti i genitori all'epoca, preoccupati, mia madre no, perché mi ha sempre appoggiato, mio padre era preoccupatissimo, sai, mi diceva vai a finire sotto i ponti, vuoi fare l'artista, vuoi fare, quindi iscriviti a ragioneria. Io faccio cioè, che devo fare? Non avevo i mezzi per contrastare.
mio malgrado mi iscrivo a ragioneria, però lì, come dico sempre, faccio una resistenza gandhiana, ovvero? Cioè non violenta, ma di attesa. Okay. Cioè, stavo lì, attendevo, quindi sono andato per tutto l'anno scolastico a scuola, nemmeno un giorno di assenza a livello fisico, a livello fisico, ma a livello mentale tutti i giorni ero preso da un'altra parte. Ero preso dal disegno. Ah, okay. Quindi disegnavo in classe in continuazione anche quando c'era il compito in classe. Il compito in classe, che fosse quello di matematica, fosse quello di stenografia, sistema Cima, mi ricordo ancora che forse qualche lettera riesco ancora a farla, ma non, compito di dattilografia, quindi qui tradisco la mia età. Perché non è. E, presentavo questi compiti con i disegni. I professori mi dicevano, Fortunato, sì, sono belli, ma qui facciamo altro. Dico, vabbè, perché non facevi il compito? No, non facevo il compito. Ah, ok. No, io quell'anno non ho fatto niente. Ah, ok. Tranne che disegnare in classe. Ah, ok. Non è un vanto. E quella non è resistenza gandhiana, è proprio dire inutile andare questo posto perché non è quello che voglio fare. Sì, però capito, non stavo lì a replicare. Certo. Io andavo tutti i giorni diligentemente, mi sedevo al banco, tranquillo, però... Disegnare. Ma anche per le materie umanistiche? Sì, tutto. Ah, no, quelle umanistiche, a me italiano mi piaceva, insomma, sì. Storia, ok, però il disegno era quello che... Sì, quello è chiaro. E, capiscono, alla fine dell'anno perdo quell'anno, non è una cosa della quale andar fieri, però ho cercato... perdendo quell'anno di dare un messaggio, recuperare tutto il resto della mia vita. Ah, ok. Quindi ho perso un anno, ma ho guadagnato il resto della mia vita, che il presente è il risultato di quella decisione lì. E quindi hanno capito, mi sono iscritto all'Istituto d'Arte a Bari. E e di lì, insomma, è partita un po' questa rincorsa, ma il fumetto l'avevo accantonato. Fino a che verso la fine dell'accademia, io mi sono iscritto in accademia dopo l'Istituto d'Arte, ho fatto scenografia. Lì succede un fatto. C'è un amico in accademia che mi... però poi devo andare indietro. Mi sa che ti sei saltato i passaggi. No, ho saltato un passaggio, diciamo, con cognizione, perché si ricollega a tutto un fatto che ha dell'incredibile e anche un po' del romantico a livello emotivo. Arriva un amico, mi porge un volantino di un concorso che si terrà di lì a poco a Bari, all'interno di Expo Comics. Expo Comics, grande manifestazione barese che in quel momento, anche come solo prima edizione, stava surclassando Lucca. Lucca era andata a picco, Roma con Expo Cartoon stava incalzando, però Expo Comics a Bari era forse la fiera di riferimento per il centro sud. Certo. Ed era il 93, partecipo, mi dice guarda perché non partecipi? Io fino a quel momento lì, non essendoci scuole di fumetto in Puglia, io non facevo altro che tornare a casa dopo una giornata in accademia e mi chiudevo in cameretta, espletavo tutti i compiti, portavo a termine i compiti che avevo per l'accademia e poi a notte fonda mi mettevo a ricopiare i fumetti che mi piacevano per capire l'impostazione. Perché, sì, saper disegnare, come dico sempre ai ragazzi, ok, ma i fumetti è un'altra cosa, il fumetto è un'altra cosa, sono
dei codici che vanno imparati, che vanno. E quindi mi chiudevo. Dico a questo amico: sì, vabbè, ci partecipo, ma non sono ancora convinto che il mio storytelling fosse giusto. Certo. E quindi partecipo con delle illustrazioni. Mm-hmm. Fortunatamente la commissione giudica quelle illustrazioni belle, decenti, grandi, sufficientemente per il concorso, e arrivo tra i primi 10. Ah. Tra i primi 10 vale l'esposizione di Expo Comics. Di lì comincio a rincuorarmi, a dire va bene, magari cerco di perfezionarmi ancora. Il secondo anno partecipo alla manifestazione, arrivo secondo. Uh-huh. Quell'anno arriva primo Piero Angelini, sì, grande amico, grande, fantastico. Piero aveva già, insomma, aveva già grande mestiere, sì, diciamo, dai. Il terzo anno partecipo, è il 95, e vinco. Uh-huh. Il 95 conosco anche voi. Certo, sì. Conosco anche voi alla Taverna del Maltese, a Bari. E di lì è amore a prima vista, insomma. Infatti, sì, che ancora dura, tra parentesi. Assolutamente. Forse questo è il rapporto più lungo che abbia mai avuto. Più delle fidanzate. Sì. ma non diciamo. E quindi, davvero, io quando penso a Epic, perché poi voi eravate lì perché appassionatissimi, sì, di fumetto, certo. Avevate questa fanzine, sì, che per me era una cosa... Era già molto ben fatta, porca miseria. Assolutamente era ben fatta, e poi c'era stato poi lo step successivo, che era quella della stampa, quindi con copertina a colori. Certo. Mi ricordo... la prima collaborazione, copertina a colori con Nathan Never, su la storia tratta dal ritratto ovale di Poe, sì. Quindi qui Poe, di qui in Poe è tutto un... E poi Edgar Allan Poe è sempre stato anche uno dei tuoi punti di riferimento. Assolutamente. E quindi, diciamo, come dico sempre, voi ed Epic siete stati quelli che... mi hanno dato la possibilità di esprimermi, e questo è sempre vivo nella mia testa, diciamo anche nel mio cuore. Però adesso vado un attimo, torno indietro, mm-hmm. perché succede che quando mi porge il volantino questo amico, mm-hmm. il concorso era alla memoria di Giovanni Carrescia. Mm-hmm. Io in quel momento non avevo dato peso a quel nome e cognome, ma in verità Carrescia era il cognome di questo amico che io avevo avuto per pochi mesi, qualche tempo prima, qualche mese prima, il mese di Pasqua, qualche giorno prima di Pasqua avevo conosciuto questo, insomma eravamo diventati amici perché avevamo interessi sempre nel mondo del fumetto, lui faceva pittura, Giovanni Carrescia, e scusami Roberto Carrescia. Scusa, non so perché ho detto Giovanni due volte, Roberto Carrescia, non riuscivo a collegare, no, infatti adesso ho fatto mente locale, no, è Roberto Carrescia. Uh-huh. E diventiamo amici. Uh-huh. Il giorno prima delle vacanze di Pasqua lui mi regala questa bozza che avrebbe dovuto poi fare ad olio su una tela, ed era una deposizione. In che senso? Quindi c'era questo Cristo deposto dalla croce che veniva sorretto. Pensavo alla questione legale, una deposizione. No, vostro onore, c'era una ringa. Okay. No, insomma, ci salutiamo sul binario perché lui torna a casa, ci diamo appuntamento dopo Pasqua. Succede che il ritorno dopo Pasqua
viene un amico comune, io ero vicino al mio armadietto, mi fa: hai saputo di Roberto? Ho detto: no, che è successo? Roberto era andato via, insomma, c'era stato questo incidente, era stato travolto da un'auto e muore praticamente. E l'associazione Gulp, che era quella che organizzava Expo Comics, diciamo che intitola questo concorso alla memoria di Roberto Carrescia. In quel momento, quando io ricevetti questo volantino, non avevo fatto la connessione, perché, ripeto, il rapporto di amicizia era stato brevissimo, quindi io poi ho un problema con nomi e cognomi, eccetera. E questo amico comune che mi dà questa informazione mi dice: guarda, i suoi genitori, noi sappiamo che ti ha dato un disegno, siccome stanno costruendo un volume attorno a Roberto, la mamma vorrebbe questo disegno per inserirlo, però se tu scrivessi una frase, un tuo pensiero dietro, sarebbe bello. Faccio, torniamo avanti, io ripeto, vinto poi il 95, di lì comincio a capire che il fumetto può essere, diciamo, la mia strada. E dicembre 95, dopo che con Epic portiamo a Roma Expo Comics, Expo Cartoon, quelle mille peripezie con la macchina, con Mimmo e gli altri, dopo aver dormito a casa di una zia che non mi ricordo di chi fosse la zia. Dio. E, se vi ricordate, insomma, qualcuno di voi portò Città Oscura, che era questo numero zero. Fatto grazie a voi, insomma, di Epic, andò a finire nelle mani di Ade Capone, che all'epoca era creatore era la Star Comics, la Star Comics, ideatore di Lazarus Led, sceneggiatore di Zagor per la Bonelli, nonché, da quello che mi ricorda, quello che mi hanno sempre detto, fu l'ideatore anche della rivista dell'albetto Il Paninaro. Ma dai, lui era fantastico. E dovete essere passati dagli anni 80 per capire che cosa era Il Paninaro. Insomma, imprescindibile in quegli anni. Quindi tra sfitinzia, gallo e tutti i termini, il paninarese imperversava in quegli anni. Insomma, Ade Capone mi chiama il giorno di Natale del 95. Perché avevi visto Città Oscura, proponendomi di collaborare con la Liberty all'inizio, che era questa sua etichetta all'americana, diciamo così, con la quale lui, diciamo, si divertiva, si dilettava a fare delle sue cose che magari nelle case editrici italiane non potevano uscire, venivano viste ancora un po' troppo. Quindi comincio professionalmente questa carriera facendo il numero zero di Rinni, che era questa serie, questa miniserie per stagioni di questa serial killer, insomma, alquanto ammiccante, sexy, nelle sue avventure sessuali, amava, insomma, da amanti di religiosa uccidere le sue amanti e i suoi amanti, insomma. Senti, io ti volevo chiedere una cosa che mi ha sempre stupito, perché tu praticamente da quello che eri in Epic, grandi campiture nere, tante ombre, tante cose non molto chiare,
cominci ad avere uno stile, cioè, anzi, che io ricordi Capone ti impone lo stile, sì. Ti impone uno stile molto più pulito, più... Sì, perché Rinni viveva di queste, viveva del mito in quel momento di Frank Miller, con Sin City, quindi, sì, e altro, e quindi lui aveva questa idea, e quindi lui aveva questa idea e quindi mi disse... guarda, adesso qui insomma è meglio che tu faccia, insomma, questo prenda questa strada di questo stile bianco e nero molto contrastato, anche se devo dire in parte poi in quegli anni imperversava Mike Mignola o Mignola, alla nostra maniera, perché poi il 92 esplose con il Dracula di, di Coppola, certo. In questa sua riproposizione a fumetti del film di Coppola, e quindi tutti quanti andavamo dietro quello stile lì, perché noi che eravamo ancora in erba ci sembrava più facile, perché Mignola aveva questa, e anche soprattutto Frank Miller aveva questa peculiarità di utilizzare il bianco e nero molto netto, e quasi, come dire, simmetrico, perché c'era una parte bianca e una parte nera, sempre il bianco entrava nel nero, il nero entrava nel bianco, e quindi molte cose venivano coperte, quindi noi che avevamo ancora dei problemi pensavamo di risolvere questi problemi nascondendoli, cosa che invece era la cosa più sbagliata che potessimo fare, però in quel momento, infatti Città Oscura era fatto in quella modo, maniera, certo. E proprio per quello poi Capone, vedendo quell'albo, che tra l'altro insomma è sempre nel mio cuore, però rivedendolo ci vomito sempre due polmoni, però insomma sì, mi impose comunque di continuare ad avere quello stile, anche se io... No, ma io mi ricordavo, cioè, forse la fase successiva con Lazarus Led, dove ti ha imposto invece di essere più... Su chiaro. Lazarus Led, siccome sempre per la questione che c'era un disegnatore che in quel momento, che era... mannaggia... intanto poi mi racconti del passaggio anche, sì. Stavi dicendo che era De Angelis, De Angelis, ok, insomma, dopo Erinni faccio il numero zero di Corwan. Era questo personaggio che Ade aveva costruito insieme a De Angelis per l'Eternauta. Corwan era questo robot androide, lottatore, gareggiava in Australia, quindi insomma tutto era molto Blade Runner nel suo immaginario, e quindi mi propone di fare anche il Corwan atto zero. Dopo il Corwan atto zero ripassiamo su Erinni con Erinni Strip. Che quindi c'è, strip nel senso delle strisce o no, strip nel senso delle... di striptease? Ah, ok. C'era questo volumetto con 16 illustrazioni grandi dove c'è Erinni su uno sfondo molto liberty che mi ero costruito, diciamo a camera fissa, quindi lo sfondo rimaneva quello, poi ci avevo cambiava posizione, dove lei si spogliava e in ultima istanza ammazzava la sua vittima seduto sulla sedia. E di lì poi parte con le edizioni speciali. Okay. Questo volume ha poi un'edizione speciale con delle card all'americana, quindi c'è questa confezione in plastica piccolina con queste card numerate che io non ho. Io non posseggo nulla di mio, nessun albo mio, a zero proprio. Di lì passo a fare i supereroi con Ade, che era il potere e la gloria, che aveva cominciato con Stefano Raffaele. E poi Stefano Raffaele va in America, non lo so come gli viene di affidare a me, che di supereroi non me ne può fregare di meno,
Però dico, beh, è tutta esperienza. Certo. E faccio tre numeri del Potere della Gloria. E tu nel frattempo eri già passato alla Biro oppure... No. Mm-hmm. In quel periodo io usavo pennarelli, okay. Pennini, insomma, c'era un po' di tutto. Anzi, poi passerò... Vabbè, poi lo, comunque, faccio queste... Sì, 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 sì. Dopo questi tre numeri, arriva il momento che la Star Comics... festeggio i 10 anni di casa editrice, uh-huh. Quindi siamo nel 98. Nel 98 succede, Ade in quel periodo era amicissimo di Max Pezzali degli 83. Okay. E quindi con Max Pezzali per i 10 anni della Star Comics, Ade scrive insieme a Max Pezzali questa storia di Lazarus Led all'interno di questo volume celebrativo dei 10 anni della Star Comics, come storia italiana. Uh-huh. Perché all'epoca la Star aveva produzione, cioè la produzione aveva, importava dal Giappone, certo, dall'America, Stati Uniti, certo. E quindi su questo volume celebrativo c'era una storia giapponese, una storia americana e una storia italiana con Lazarus Led, uh-huh. Ed era questa storia con Max Pezzali, tratta da una canzone di Max Pezzali che si chiamava Se tornerai, sì. Ma il titolo della storia a fumetti è Una notte dopo la pioggia, uh-huh. Con la quale io esordisco con Lazarus Led. Sì. Faccio questa storia tutta a mezza tinta. Uh-huh. Per me è stata una palestra incredibile, perché nella storia, anche nella canzone, perché la canzone racconta di questo amico che ritorna dopo un sacco di tempo a rivedere il suo amico che è Max Pezzali, uh-huh. E loro, insomma, lui nella canzone racconta che si incontrano una notte e si parlano. Si raccontano delle cose, cosa che è ancora più romanzata nella storia a fumetti. Una notte dopo la pioggia i due si incontrano su una panchina. L'esercizio incredibile su questa storia è che io non potevo far vedere una parte del viso dell'amico, uh-huh. Perché era completamente deturpato, uh-huh. E il lettore non doveva capirlo subito, certo. Non doveva vederlo subito. Uh-huh. Quindi l'esercizio era questi due sulla panchina, io dovevo girare sui personaggi, ma la metà deturpata di quel personaggio non si doveva vedere fino alla fine, che... fino alle ultime due pagine. Uh-huh. E quindi lì era veramente, è stato un massacro, però è stato molto divertente e mi ha aiutato a capire, uh-huh. Le varie, i movimenti di camera. E lì ci ho messo un sacco di citazioni dentro, cose mie personali, a livello visivo, insomma. Uh-huh. Anche se una cosa me la fece togliere, ovvero? Mi ricordo, in quel momento lì storico si combatteva per eliminare la pena di morte a un detenuto, uh-huh. In America, sì. Perché non si capiva se lui fosse davvero colpevole o no, uh-huh. E io in un fogliettino volante, uh-huh. In questa New York notturna ci metto stop penalty, uh-huh. Death penalty con il nome del, uh-huh. E Ade mi fa togliere quel fogliettino. Ti feci una censura su questa cosa, sì. Pazzesco. E ti disse anche perché? Cioè, disse non, lasciamo stare la politica. Ah, okay. E quindi mi dispiacque, però insomma che era una cosa che mi aveva toccato in quel momento, quindi, però me la fece togliere. Però non mi ha mai fatto togliere, che ne so, se mettevo degli amici, se mettevo... Certo. Ho sempre messo degli amici in mezzo. Uh-huh. E quindi dopo quel volume, dopo quella storia di Max Pezzali e Ade su Lazarus Led, esordisco finalmente sulla testata principale, uh-huh. Con il numero 63, che è Una semplice storia d'amore. Uh-huh. Perché di lì Ade capisce che io preferisco di più le storie romantiche, uh-huh. D'atmosfera piuttosto che di pistolettate, inseguimenti, certo. Con le auto, certo. Che io non le avevo mai considerate. Io, come tu ben sai, sì, sì, sì. Credevo e pensavo di poter fare sempre storie gotiche ambientate, uh-huh. Nei cimiteri, con degli amori contrastati, con degli amori impossibili, eccetera. Uh-huh.
però poi ti scontri con il mercato che ti porta a disegnare una Volkswagen piuttosto che una Fiat Uno, insomma cose che proprio non rientravano nel... Però, neanche un carro funebre. Ma magari, infatti. Cioè, e quindi di lì comincio la mia corsa su Lazarus. Lazarus ne faccio 12. Faccio 12 numeri di Lazarus e lì io non ero ancora sicuro di cosa fossi ed ero insicuro. Io la maggior parte di quelle storie le ho disegnate su dei lucidi. Perché facevo 4 passaggi. Ok. E quindi avevo bisogno di avere delle trasparenze tali sul tavolo luminoso che mi dessero la possibilità di riprendere la figura 4 volte, perché io prima facevo il manichino, dopo il manichino lo rivestivo di muscoli, dopo i muscoli li rivestivo con gli abiti e poi davo le fattezze ai personaggi. Ok. E quindi tutte le mie storie in quel periodo erano fatte piuttosto che le matite, cioè lo facevi, no, pazzesco, un lavoraccio. Un lavoraccio allucinante. Ed è tutto a matita e a pennarello. Ok. Arriva un numero sempre di Lazarus, ora non mi ricordo, il titolo è Oltre le barricate, che riprendeva in italiano il titolo della canzone degli Spandau Ballet. Ok, perfetto, sì. Through the Barricades. Through the Barricades, ed è ambientato in Irlanda, Belfast, durante tutto il movimento tra orangisti, insomma tutto quel periodo, l'ira e tutto. Allora, siccome io sono sempre ovviamente appassionato di cinema, non sono ovviamente tuttora in accademia, poi ho fatto la tesi sul cinema espressionista, pensavo del fumetto che ogni storia dovesse avere una propria fotografia. E fotografia nel fumetto per me vuol dire segno diverso. Allora, lì comincio a usare di nuovo la Bic. Perché mi andava di fare una storia con un segno un po' più d'antan, insomma, un po' più antiquato, cioè ad incroci. Cioè certo, con, sì. Perché volevo che lo stile appunto riprendesse un attimo quelle che erano le vecchie illustrazioni e quindi di lì ricomincio a usare l'abbiro da questo numero di Lazarus, che forse è ancora uno di quelli che mi piace ancora insieme al numero uno, cioè al mio numero uno, certo, che è appunto una semplice storia d'amore, e quindi riprendo l'abbiro. Di lì io poi finisco con il fare l'ultimo numero di Lazarus, che era il 102, che era Profumo di rose. Okay. Anche qui un titolo, si partiva da una semplice storia d'amore e finisco con Profumo di rose. Sera di Natale mi chiama Ade, come era stato all'inizio, e mi dice che quella è l'ultima storia che io... Ti prende un colpo o no? Beh, all'inizio sì, perché lui dice: siccome non voglio darlo in mano a nessuno, ho deciso di chiuderlo. Ah, ok. Succede che a distanza di qualche giorno, diciamo una settimana, 10 giorni, mi contattano Bartoli e Recchioni e mi dicono: guarda, stiamo mettendo su una nuova testata con l'Eura Editoriale. Mi viene un colpo, perché Eura Editoriale per me significava le riviste che leggevo rubando a mio zio da bambino, Lancio Storie Scorpio. Certo. E dicevo: porca miseria, disegnarci su sarà una figata. Non me lo sarei mai aspettato. Sarà una realizzazione di un sogno. Perché loro mi dicono: c'è questo team che si sta mettendo su per questo personaggio, che di lì a 2 giorni che mi arriva il materiale di preparazione, pacco postale su un dischetto. Ok. È del 2002. Quindi mi arriva tutto questo materiale per John Doe. Ok. John Doe con le fattezze di Tom Cruise, di Vanilla Sky, insomma, con tutte le implicazioni cinematografiche che in quel periodo imperversavano. E
In più mi dicono, magari se vuoi potrai anche fare delle storie libere su Lancio Storie Scorpio, tranquillamente. E di lì parte questa nuova avventura con l'era editoriale dalla Star Comics. Di lì arrivo a fare 8 John Doe. L'ultimo numero che ho disegnato è Unico Limite il Cielo, quindi anche qui titoli molto romantici, certo. Epici. Però disegno almeno una quindicina di John Doe settimanali. Allora, Leura scopre che John Doe ha un discreto successo tra i lettori e decide di approntare una serie su Lancio Storie Scorpio su John Doe prima che lui diventi il direttore della Trapassati Incorporated. Quindi un John Doe più giovane. Allora, di lì si aprono miliardi di possibilità di racconti, perché nessuno sa il passato di John Doe. E lì era una cosa incredibile, perché io ho lavorato soprattutto con Lorenzo Bartoli. Bartoli era molto più lirico, molto più romantico, e quindi sapeva dove andare a colpire, toccare le corde, esattamente, e quindi era magnifico in quel periodo, e lì non sentivo la stanchezza. Forse il 2004-2005 è stata l'annata più prolifica per quanto mi riguarda, e anche a livello di stili. Perché io ogni storia che ho disegnato, 15 da 30 pagine l'una, l'hai fatta con uno stile diverso. Però la cosa bella è che Lorenzo mi chiamava la mattina dicendo: Alessio, cosa vuoi disegnare? Dai, cioè, che storia vuoi fare? E io gli davo sempre quelle mie indicazioni, che sono i miei topos, cioè anni 80. Musica anni 80, dark, elettronica, eccetera, con personaggi e anche amori travagliati, eccetera. E quindi c'è ancora una storia che io adoro e vorrei tornare a fare quello stile lì. Una storia che si chiama Adam DeVille. Ed è la storia di questo cantante che all'epoca avevo dato le fattezze di Peter Murphy, dei Bauhaus. E lì c'è tutta una storia di John Doe con questo fantasma, perché in questa storia questo cantante viene travolto in un incidente stradale, cioè diventa un fantasma e di lì in poi. Comunque una storia che era un pretesto per raccontare quello che era l'atmosfera anni 80 di quel periodo, quindi il dark, tutte. Poi dentro ci ho messo un sacco di riferimenti ai gruppi che mi piacevano, con le magliette, Bauhaus, Estruzende Neubaden, insomma tutta una serie. E quindi era magnifico alzarsi la mattina. Proprio. Sì, ma guarda, io disegnavo anche 4 pagine complete al giorno. Quattro tavole? Cioè, 4 tavole al giorno. Porca miseria. Perché era davvero, era un susseguirsi. Il quindicinale da quante tavole era composto? 30. Da 30. Io ne ho fatte 15. Ok. No, questo significa che ne facevi molte, molte di seguito. Io in una, sì, una dietro l'altra. Un'estate, cioè per 2 mesi estivi, io ne ho disegnate 3. Porca miseria. In 2 mesi, quindi era 90 pagine. Eh sì, sostanzialmente. Cosa sì, che, insomma... Arriviamo al 2006, quando disegno un numero su sceneggiatura di Roberto Ricchioni, che sembra essere il precursore di Mater Morbi di Dylan. Ci sono molti riferimenti di Mater Morbi, dove c'è l'albero dei supplizianti, degli impiccati, eccetera, quindi poi varie implicazioni a livello di malattia, di cose... E quindi Roberto scrive questa storia, il numero 40, Processo a John Doe. Processo a John Doe, che finisce Lorenzo, però, che in quel momento Roberto, verso la fine dell'albo, quindi mancavano le ultime, credo, o 10 o 15 pagine,
Roberto non sta bene, insomma, c'è un momento e quindi finisce la storia Lorenzo. Quella storia va in edicola, viene letta e piace così tanto anche a Marcheselli. Marcheselli che chiede il mio numero a Bartoli e a Recchioni. Sento Marcheselli mi dice sì, siamo interessati, ci piacerebbe. Detto per adesso è un momento, un attimo, quel momento lì del 2006-2008, la Bonelli lancia quelle miniserie che insomma non hanno grossa fortuna. Sì. Io sono lì ad aspettare, intanto continuo con John Doe. Arriviamo al 2009. Sì. Il 2009... è agosto, sono in vacanza a Lecce, vado a trovare due miei amici che sono Giuseppe De Luca, disegnatore di Dragonero, che poi è, e Chetti Formaggio, okay, colorista anche per Dylan Dog Color Fest, eccetera. È un sabato sera, siamo in giro per Lecce, e mi arriva la chiamata di Lorenzo Bartoli. Okay. In quel periodo il direttore Ciolfi di Lanciostelle Scorpio dell'Eura muore. Ah, ok. Credo che avesse 92 anni, una cosa. Muore e subentra il figlio. Ok. Ma non subentra, cioè nel senso arriva il figlio e dice che non ha dimestichezza con i fumetti e credo che non gli interessassero nemmeno. Però decide di economizzare un po' tutto quanto e impone la chiusura di John Doe come testata monografica. Quindi Lorenzo mi dice questa cosa, però mi dice guarda, lo continueremo su Lanciostelle Scorpio. Okay. Sarete in due a disegnarlo soltanto tu e Giorgio Pontrelli. E dico vabbè, fa niente, va bene. Insomma, a me l'importante è continuare. Arriva il lunedì che io sto per tornare a casa, sono in auto, sto tornando a casa, squilla il cellulare, io ho la fobia delle chiamate di numeri che non conosco. Però in quel momento stavo collaborando con una piccola casa editrice anche di Bergamo e stavo facendo una miniserie che si chiama Maisha, era questa vampira di colore che si muove insomma nelle strade di Praga, se non ricordo male. E mi arriva questa chiamata, in primo momento dico no, vabbè, non rispondo, cioè, questa fobia, però poi dico vabbè, che cavolo, rispondo ed è Marcheselli. Okay. Quindi all'epoca era direttore editoriale insomma della Sergio Bonelli Editore, che mi dice guarda Alessio, sappiamo che John Doe chiude. Detto, ma come? C'è un fine settimana di mezzo, già sapete. Guarda, abbiamo pensato a te per Dampir. Allora, che gioco era, già usciva o no? Sì, sì, Dampir usciva già dal 2000. E premetto che io non ho mai mandato tavole in Bonelli, non perché mi sentissi, ma è il contrario, cioè che non mi sentivo mai in grado di sentivi mai all'altezza. Mai all'altezza. Però le uniche tavole che ho mai mandato erano state due tavole e mandate originali in redazione in Bonelli, erano di Dampir. Ah, tu penso. Vabbè. Insomma, mi chiami Marchese, mi dico abbiamo pensato per te, per Dampir, se vuoi. Insomma, se vuoi passare... Le avevi mandate prima? No, le avevo mandate diversi anni prima. Ah, okay, ma era... Okay. Sì, le avevo mandate intorno al 2002-2003. Eri stato un precursore, praticamente. E insomma, in primo momento volevo fare un po' un attimo, sai, controllo sulla mia agenda, non si sa mai. No, però in testa mi dico subito che cacchio dici. E dico subito sì, certo, fantastico. Dico, guarda, fra un po' ti chiamerà Mauro Boselli, che magari, ovviamente, fai la sua conoscenza, magari dovrai fare qualche tavola di prova, giusto per entrare un attimo nel personaggio. Infatti mi chiama, di lì a poco, qualche giorno, mi arriva questa sceneggiatura, faccio
quattro tavole di prova più il character design dei personaggi, va bene. In un primo momento no, perché mi diceva non mi piace Harlan come lo fa, eccetera. Però all'interno della redazione c'erano altri due disegnatori di Dumpy in quel momento che andavano pazzi per John Doe. Ah, ok. E a quanto pare piaceva il mio John Doe. Stile, certo. E questi due disegnatori dicono a Mauro Boselli: guarda che Alessio su John Doe, se lo fa come John Doe... Infatti poi mi richiama e dice: guarda, hai degli estimatori qui in redazione, quindi fallo come vuoi, okay. Fallo come John Doe, eccetera. E quindi lì parte, quindi a settembre, perché loro vanno in vacanza, a settembre comincio il mio primo numero, che è La Casa delle Bambole. Di lì, insomma, si susseguono vari numeri. C'è un numero poi che arriva nel 2011-2012, sì, più o meno siamo lì, che va a chiudere un cerchio. Nel senso, allora, io comincio a frequentare nel 1990 degli amici che avevo conosciuto in accademia a Bari. Con loro avevamo gusti assolutamente simili, combacianti, eccetera, sul cinema horror, ma soprattutto sul teatro del Gran Guignol. Ah, vedi. Quindi il precursore del cinema dell'orrore, certo, questo teatro certo. Nato in Francia alla fine del Novecento, alla fine dell'Ottocento, 1897 per la precisione. E quindi mettiamo su questa compagnia di Gran Guignol, dove riproponiamo dei testi teatrali, appunto, di questo teatro del sangue, dell'orrore, che poi certo. È diventato proverbiale. Quando si parla di un qualcosa sanguinolento, sì, Gran Guignol, certo. Quindi è diventato un aggettivo, insomma. Certo. Succede che nel 2012, quando poi nel 92 avevamo messo in scena un'altra di queste pièce, il 2012, quindi a distanza, quanto so, 10 anni, no, o 20 anni, anni, a distanza di 20 anni, avevo già finito il numero precedente. Dopo una settimana Boselli mi chiama e dice: guarda Alessio, ho pensato per te a una storia ambientata a Parigi. E io dico: Gran Guignol? E lui mi fa: guarda, sì, ma cioè, come fai a saperlo? E allora gli raccontai tutto quello, tanto che poi lui, il redazionale, che di solito lo scriveva e lo scrive lui, mi disse: guarda Alessio, questa volta per questo numero scrivilo tu. È stato bello, insomma, ho scritto questo redazionale, ho disegnato questo numero, ci ho messo dentro i miei amici in qualche maniera, in qualche... E quindi, insomma, poi di lì, ripeto, fino al 4 luglio ora, ne ho disegnati, credo che siano 10-11 di ma Dumpy. Sempre con lo stesso piacere, con la stessa... Perché, nel senso... Con l'avventura di John Doe, mi dici tu stesso, cioè ti alzavi e facevi quattro tavole al giorno. La quantità di tavole? No, su Dumpy, ma soprattutto il lavoro in Bonelli è decisamente più impegnativo, perché sono più esigenti, sono più... non so perché, o forse sì, o forse lo so, però c'è un'esigenza, cioè c'è un carico maggiore a livello proprio redazionale, a livello editoriale. E, anche perché io su John Doe non avevo una sceneggiatura certosina. Ah, okay. Avevo un canovaccio senza dialoghi anche. Ah, ok. All'americana praticamente. All'americana. Lorenzo, quando mi mandava questo canovaccio di sceneggiatura, mi diceva: Alessio, guarda, pagina 1, cioè, i personaggi sono così, fai questo, fai tu.
l'unica cosa che aggiungeva una postilla diceva: guarda, non fare meno di 4 vignette. Ok. Poi i dialoghi glieli mettiamo dopo. E quindi quando arrivo in Bonelli, lì su Dampir era tutto schematizzato. Non potevi improvvisare. C'è sempre un aneddoto che racconto sul primo Dampir. C'è una scena dove Harlan vaga per una stradina di una strada di Praga a torso nudo sotto la neve, insomma è un po' offuscato, insomma e quindi c'è questo vicolo un po' desolato, quindi io per accrescere questa desolazione gli avevo aggiunto un cagnolino che rovistava nei rifiuti, non dava fastidio. Mando le tavole, le matite per farle visionare prima dell'inchiostrazione e Boselli mi fa: guarda Alessio, io quel cane non te l'ho scritto in sceneggiatura, quindi toglilo. E vabbè, avessi fatto qualcosa in meno, cioè ho aggiunto questo particolare che per me poteva, insomma, dare ancora di più quella sensazione di solitudine, desolazione, questo cagnetto randagio, no, niente, toglilo perché non te l'ho scritto. Quindi questo ti fa capire quale fosse, no, in effetti sì, cioè, quale sarebbe stato da lì in poi il metodo di okay. lavorazione. Quindi poi quando è arrivato il momento qualche anno fa di disegnare forse la storia che poteva essere davvero la mia, come dire, il mio acme, che era il Licantropo di Matera, certo. Che io ci tenevo a disegnare una storia di Dampir a Matera. Le cose non vanno come... Ma perché? Pensavi di avere più spazio per poterti esprimere rispetto al tuo a quello che alla fine è il tuo territorio? No, più caldo... No, ma ormai ci avevo fatto il caldo, ci mancherebbe. No, ma andava bene così. Sono proprio i rapporti che si sono andati a deteriorare. Tanto che dopo aver chiuso quell'albo io non volevo più disegnare in vita mia. Addirittura? Sì, sì, sì. Ero arrivato proprio ad avere la stima, l'autostima non sotto i piedi, ancora più giù. Ah, ok. Sì, sembrava che non sapessi più disegnare, da come erano certi dialoghi all'interno di quel periodo lì, di quei mesi là, e di certo non per colpa mia, certo. Quindi non volevo più disegnare, cioè ero arrivato proprio allo stremo delle forze psicofisiche, proprio era una cosa, cioè no. Arriva però in soccorso, per fortuna, il volume fatto con la Mondadori, cioè questa trasposizione a fumetti, lo Scudo d'Italia, questa trasposizione a fumetti di questo romanzo tra i più famosi di Manfredi, anzi il più famoso sicuramente. Arriva questa proposta dallo sceneggiatore, che è Onofrio Catacchio, che è grande firma italiana del fumetto e anche a livello di disegni, ma anche a livello proprio di sceneggiatura, che è autore completo. Quindi mi arriva questa proposta di fare questo volume. Allora, di lì riparte la mia voglia di disegnare. Nel frattempo continuo su Dampir, comincio a fare un altro albo, comincio a fare una parte di una storia di Dampir in questa miniserie di 4 albi all'interno della serie, che sono ed erano propedeutici alla visione del film, perché nel frattempo Dampir ha anche una versione cinematografica, certo. Come primo film del Cinematic Universe, diciamo, bonelliano. Bonelli, certo. Vabbè, insomma, continuando, faccio questo volume che per me è
vuol dire, come dire, rinascere, mm-hmm. ma soprattutto nei rapporti lavorativi, nei rapporti umani, mm-hmm. quando dico umani, umani. Infatti io riesco a fare anche di nuovo due tavole al giorno, certo. Nel frattempo io avevo, soprattutto nelle illustrazioni, sulle tavole di Dampir, no, non potevo esprimermi come intendevo io ormai, in quello, però nelle illustrazioni avevo già cominciato questo percorso di toppizzazione, diciamo così, questo stile alla Sergio Toppi che io ho sempre amato per la sua eleganza, per questo suo ricamo di pietra, certo. ma che ha una leggerezza pari a una piuma. Quindi comincio questo volume, riprendo fiato, riprendo colore, come si dice dalle nostre parti, e finalmente, insomma, posso esprimermi come voglio. Uh-huh. Quindi viene fuori questo volume di 140 pagine a colori, scegliamo il colorista, grande Christian Marra, uh-huh. e con questa palette... È vero, ciao Cristian, con questa palette anni 70 molto contrastata, mm-hmm. con colori piatti che io adoro, molto trasparente perché il lavoro di matita è, mm-hmm. insomma, è carico. Molto carico, mm-hmm. e quindi parte questa avventura, finalmente esce ottobre dell'anno scorso, esce in libreria e... Insomma, di lì è una buona cavalcata il volume, tanto che la Dupuy in Francia, che è una grande casa francese, che è quella di Spirou, è quella mm-hmm. del grande Spirou, certo. come personaggio, di Marsupilami, un sacco di testate, di serie, fino a quando, insomma, appunto, la Dupuy acquista i diritti e uh-huh. dovrebbe esserci un'edizione francese nel 2025. Ah, allora, di qui io, con quel volume, io capisco che ormai mi sento troppo legato se faccio mm-hmm. la gabbia, okay. come sì. Ok, questo mi dà intanto lo spunto per fare delle riflessioni. Io in effetti da quando ci conosciamo, da quando ho approcciato il mondo del fumetto, guarda che quest'anno, 2025, saranno 30 anni che ci conosciamo. Dici? 95, hai ragione. 2025, sono 30 anni, e quindi dovremo festeggiare. Non posso più andare in giro a dire che ho 27 anni. Beh, è vero. Sì. Io ormai... No, però... Allora, però, scusami, sì. Io voglio finire quel discorso di Roberto Carrescio. Hai ragione. Voglio riprendere perché qualche anno fa, credo mm-hmm. che fosse il 2018, mm-hmm. dal 93 mm-hmm. al 2018 sono tanti anni. Aspetta, 2013 sono 25 anni. Dopo 25 anni, uh-huh. ebbene, se ti ricordi, io avevo dato un disegno alla mamma di Roberto. 25 anni dopo, quel disegno mi ritorna indietro. Ma dai. Mi arriva un giorno un rotolo uh-huh. Con un messaggio della mamma che, uh-huh. che dice che forse... starebbe meglio nelle mie mani quel disegno, quindi me lo restituisce. Uh-huh. Ed è una cosa... E io in tutti questi anni ho pensato che magari Roberto sia stato anche lui artefice di uh-huh. questo mio percorso. E, mi piace pensarlo, insomma. Una sorta di angelo protettore. Sì, no, questo fatto di... che questo disegno sia tornato a casa dopo 25 anni, insomma, non è un anno, insomma, sono 25 ed è un, non lo so, lo prendo come un segnale, come un qualcosa. E quindi, vabbè, insomma,
Quindi ci tenevo a chiudere questa cosa con... No, sì, no, in realtà io stavo facendo una riflessione diversa, no, e su questa cosa non mi ricordo se ne abbiamo parlato nel primo inizio o nel secondo inizio, perché se ne abbiamo, non lo so, beh, quello andremo a vedere, a volte mi capita di... Vabbè. Comunque, molto molto bella, mi piace molto come alla fine Roberto sia stato un inizio e poi anche un nuovo inizio. Un nuovo inizio. Perché... Esattamente. Oh. Sì, e poi, diciamo, adesso, dopo il volume appunto della Mondadori, di lì si è aperto anche un altro canale. Stai attento, aspetta, perché faccio la mia riflessione, sì, 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 e sì, poi vai. Parliamo anche del resto, perché sono molto curioso anche dell'altro canale. Perché... Certo. Allora, io intanto pensavo a questo fatto, quando ho approcciato il fumetto, il mio primo pensiero è sempre stato, io non sono un disegnatore, io non sono capace di trasporre su carta un'immagine. Però mi sentivo capace di usare la parola per farlo. Certo. E inizialmente, quando avevo ancora velleità di fare una cosa del genere, mi chiedevo quali fossero le regole che uno sceneggiatore dovesse avere per poterlo dare in pasto a qualcuno che poi realizzasse visivamente, graficamente le storie. Ho scoperto nel tempo, c'è un'ulteriore riflessione su questo, ho scoperto nel tempo che la visione degli sceneggiatori italiani era decisamente drastica, cioè nel senso, io ti sto dicendo questo, tu disegni quello che io ti dico. Assolutamente. sono, allora, a differenza dell'America, gli sceneggiatori italiani devono essere loro per forza anche registi visivi, certo, cosa che nemmeno nel cinema c'è, questa a parte i registi visionari, certo, come Kubrick, certo, come, insomma, come tanti che erano quelli che stavano anche dietro alla macchina da presa e che vedevano il lavoro del direttore della fotografia, certo, ma in genere il regista visivo è il direttore della fotografia, certo, che ti incornicia la scena con le luci soprattutto, certo, ma anche a livello proprio formale. Sì, sì. Anche di modalità di inquadratura, di effetto lenticolare alla fine. Il regista deve avere a che fare con gli attori, per la recitazione deve dare le direttive su come muoversi e come portare la parola, come portare la voce. Certo. In America lo sceneggiatore di fumetti, diciamo, è come dire, accompagna in questa maniera il disegnatore, ma è il disegnatore che ha la visione proprio formale, del, certo, cosa che io avevo quando facevo le storie di John Doe con Lorenzo. Certo. Lui non mi dava nessuna indicazione a livello di inquadratura, è per quello che poi il disegnatore lì si diverte, io mi divertivo tantissimo e finivamo prima le cose, cioè veramente era, ci mettevamo poco. In Italia la maggior parte ritiene che debba essere regista sia della parola e sia della parte visiva. Quindi la seconda considerazione che facevo su questo era poi anche, magari con l'età, ho capito il fatto che non è un obbligo, non è un obbligo obbligare. Poi è chiaro, io ho anche realizzato, vivendo le persone che lavorano nel fumetto, che ci sono dei veri e propri cani che non capiscono l'italiano. Sono graficamente meravigliosi, ma tu gli spieghi una cosa e loro non capiscono. Perché poi molti disegnatori si formano, artisti fantastici, ma si formano solo sul fumetto, che non è che sia sbagliato, certo. Nel senso che dalla mia visione, il disegnatore di fumetti
insomma, devono... deve essere appassionato, certo, di letteratura, deve, certo, essere appassionato, certo, di cinema soprattutto, certo, deve avere, ma anche di arte in generale, sì, certo, anche di e quindi deve avere un sacco di frecce al proprio arco. Se invece si forma solo sul fumetto, sui supereroi, su quello, su quell'altro, è chiaro che diventi statico e la tua, sì, visione, sì, sarà soltanto con tutto il rispetto, quella, certo, nel, sì, senso, sì, sì, quella è una loro visione, certo, e va bene, ma non è la mia, ma ripeto, cioè in questo senso ha senso l'idea dello sceneggiatore che è anche regista e direttore della fotografia, che dice io voglio che le cose vengano fatte, sì, in questo modo. Nel momento in cui l'approccio è con un professionista di tipo differente, che ha una cultura e una capacità di esprimere anche cose diverse dalla semplice realizzazione grafica del tuo pensiero, e lì l'approccio deve essere necessariamente differente, sì, e quindi lo posso capire anche il fatto di sentirsi non, sì, anche tarpato le ali o assolutamente frenato su tutti i fronti, mm-hmm, cioè nel senso che le cose vanno fatte in questa maniera, per forza, di lì non si prescinde, perché il lettore va accompagnato nella lettura. Ma se tu al lettore gli dai sempre la stessa, come può evolversi? Certo. Come può vedere che c'è un'altra visione? Come può vedere... Questo succede con la serialità, con un certo tipo di serialità. Sì, sì, sì. Mentre invece se al disegnatore gli dai briglia sciolta. Oh. Però poi dipende dalla serialità, cioè, io ho visto serialità meravigliose, sì, 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 che... no, infatti ho detto insomma, non tutta la serialità, però insomma buona parte ha questa propensione a mettere dei paletti, perché si ha la paura che il lettore non possa capire. E questo è, allora, io questo, su John, allora, io su John Doe ho messo, facevo delle inquadrature assolutamente, no, non voglio dire atipiche, non voglio dire che io abbia fatto chissà che cosa, però cercavo di... Non standard. No, assolutamente, assolutamente, perché lì poi avevo campo libero e potevo sperimentare, e quindi lì ho avuto, insomma, ripeto, ho fatto palestra lì, cioè, perché io dovevo... costruire visivamente quelle poche parole che Lorenzo mi mandava. E questa ed cosa... è un esercizio assolutamente imprescindibile da chi vuole poi intraprendere poi anche altri percorsi. Proprio in questo senso, cioè, la domanda è: questa cosa è stata palestra anche per diventare storyboarder? Perché, esattamente, ecco, ed è quello che stavo per dire. Io assolutamente. Devo fare un piccolo inciso, perché in tante puntate io ho parlato di Alessio, l'ho nominato tante volte, e ho detto che lui ha fatto gli storyboard per Imma Tataranni. No, siamo sempre però, al sud, però è facile cadere, confondersi. È facile confondersi, perché allora o l'una o l'altra è, certo, la risposta all'una e all'altra, cioè Imma Tataranni è speculare, insomma, è all'Olita Lobosco, a Lolita Lobosco, per la quale tu hai fatto gli storyboard, per la quale io ho fatto gli storyboard, sì, alla fine un po' si equivalgono, se vogliamo, le due serie, perché quella è la risposta lucana e quella è la risposta pugliese, certo, quindi c'era bisogno di equilibrare un attimo. Sì, io in realtà... quella è sicuramente stata una buona palestra, il fatto di dover, come dire, lavorare molto sull'aspetto visivo di una sceneggiatura che sceneggiatura non era, era solo un canovaccio. Fermati un attimo, perché io ho proprio bisogno di avere delle informazioni su come ci si arriva, cioè nel senso, intanto uno deve sapere che esiste quella professione. Ah, certo, no, beh, è una professione che sapevo già da tempo, perché ovviamente appassionato di cinema, il cinema americano sfrutta, certo, lo, certo, storyboard da... Sì, 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 da sempre. Da, sì. Da che è nato il cinema, però, se vogliamo. In Italia ci si è approcciati negli ultimi, forse, gli ultimi 30 anni, ma forse anche meno.
nella pubblicità molto di più, certo. Ma nel cinema insomma ci si è arrivati molto più tardi. Gli unici storyboard che ricordo sono quelli proprio di... Oh, Madonna. Oddio, il regista più famoso italiano morto. Ah, di Fellini. Di Fellini, certo. Beh, cioè, sì. No, ma quelli erano suoi disegni. Suoi disegni di quello... erano dei disegni... erano dei punti di partenza, più che erano delle riflessioni, degli spunti o addirittura soprattutto dei sogni che lui faceva. C'è stata una, e c'è una bellissima mostra e c'è un bellissimo catalogo con i suoi disegni che sono appunto delle visioni, dei sogni che lui faceva e che metteva su carta, e quelli erano dei punti iniziali dai quali puoi sviluppare una sceneggiatura a livello cinematografico. Che non è il caso di Lolita Lobosco. Che però. Non è il caso di Lolita Lobosco. No, allora, praticamente io ho un'amica che lavora nel cinema, okay. Tra Bari e Roma, ed è all'interno di una delle produzioni della BB Film, che è questa casa di produzione che produce anche Lolita Lobosco. Una mattina mi chiama e fa: guarda Alessio, c'è il regista che vuole, c'è il regista di la serie Lolita Lobosco, il regista è Luca Miniero, che era della prima stagione, che era praticamente, che è il regista di Benvenuti al Sud. Ok. Dice: guarda, abbiamo bisogno di uno storyboard, dovremmo fare delle scene per le quali serve una previsualizzazione a livello grafico, perché sappiamo che c'è un costo, certo. Se devono fare delle prove, certo. E quindi il disegno è la cosa più immediata. Certo. Quindi mi chiama anche uno dei produttori di Bari, mi dice: guarda Alessio, ci saranno queste scene da fare lo storyboard. E dico: ok, ci sono. Conoscevo la professione, ma non conoscevo come metterlo in pratica a livello di vignette e di consecuzie, proprio a livello. Quindi mi vado a vedere di corsa come erano impostate, che ovviamente non è per sé vignette, cioè non è la tavola a fumetti, ma sono dei fotogrammi che vanno letti in verticale, in sequenza. E quindi faccio questa prima esperienza e c'è questa scena che è nell'ultima puntata, dove c'è il regista, mi dice, non mi dice inizialmente che si tratta della Ranieri. Mi dice: guarda Alessio, c'è questa scena, ci incontriamo a Bari, vicino al suo albergo, dove era in quel periodo. Mi dice: guarda Alessio, a me servirebbe questa scena, c'è, siccome l'attrice che dovrà fare questa scena vuole capire come dovrà essere inquadrata, perché c'è questa scena d'amore sulla spiaggia, quindi voleva capire come doveva essere inquadrata. Poi alla fine ho capito che si trattava di Luisa Ranieri proprio, è quello che è il protagonista maschile della prima stagione. E quindi insomma gli costruisco questa sequenza, il regista piace tantissimo, vado a portargliela durante una scena che stavano girando a Bari intorno alle 23:30, mezzanotte, in un palazzotto storico sulla muraglia a Bari. Stavano sul terrazzo, c'era questa scena conviviale, c'era una cena, e quindi stavano approntando questa scena in maniera, una scena che durava 2 minuti. Non girate in 3 giorni, immagino. No, però almeno 3 ore. Vabbè, ci sono volute, sì, perché poi c'era un lungo carrello che doveva andare sul tavolo dei commensali. Quindi però il piano sequenza, la cosa meravigliosa è che ovviamente il tavolo è stato tolto in quel momento che la cinepresa doveva avanzare sul tavolo. Viene tolto il tavolo, vengono i piatti vengono appoggiati su dei trespoli ad altezza, al centro rimane libero, però ovviamente la camera rimane a una certa altezza in maniera che non si veda che certo. Quindi c'è questa
lunga carellata, che, quindi una zoomata, una carellata che va, quindi bellissima questa costruzione della scena. Insomma, comunque, la scena piace. Ah, nel senso che l'avevi fatta tu questa? No, 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 questa no. Ok. No, nel senso, sì, lui, sì, vedendo, sì, sì, i disegni, a portare. Vado a portare, gli piace tantissimo, eccetera. Il produttore poi fa, guarda, adesso sicuramente avremo bisogno di te, magari. Beh, poi erano gli ultimi giorni, quelli, certo, ormai avevano quasi finito, quella era l'ultima scena che doveva essere girata. L'anno dopo, con la nuova stagione. Ma ti avevano dato il copione? Sì. Okay. L'anno dopo cambia regista, quindi quest'anno arriva Renato De Maria. Okay. Renato De Maria è il regista di Paz. Ah, ok. Il famoso film su Andrea Pazienza. Quando, a puntino. Cioè. Assolutamente a puntino. Ma io conoscevo tutti i suoi trascorsi. Uh-huh. Quando mi chiama di nuovo la produzione, mi dice, guarda Alessio, il regista è cambiato, è Renato De Maria. Dico, oh cavolo. Dice, guarda, ho dato il tuo numero, dovrebbe chiamarti a breve. Uh-huh. Facciamo questa prima videochiamata. Poi Renato De Maria è marito di Isabella Ferrari. E mi facciamo questa videochiamata e gli spiattello tutto quello che era stato il suo percorso. Che tu conoscevi. Cioè. Io conoscevo, perché io adoravo, lui fa parte, diciamo, della Bologna 77, quindi il gruppo, certo, appunto di Pazienza, Scozzari, eccetera, certo, ma anche degli Schiantos. Certo. Renato De Maria, Renato De Maria è che stato, Jacopo Fo faceva parte anche lui. Assolutamente delle... sì. Uh-huh. E Renato De Maria era stato il regista di tutti i video degli Schiantos di quegli anni 80, okay, e di una serie approntata da Friccantoni, ed era una cosa allucinante. E poi Renato De Maria era, aveva un passato anche da visual artist, quindi aveva fatto questa serie di video che Rai 3 gli aveva comprato all'epoca, quindi lì parte la sua scalata nel mondo della visual art. Okay. Quindi quando gli spiattello tutta sta cosa, lui mi guarda e mi fa, e quindi adesso ti chiederai che cazzo ci faccio sulla Italo Bosco. Dico, no, vabbè, sono dei percorsi che magari... E lui mi dice, guarda, è un momento che sono fermo in questo momento, perché sto girando un docufilm proprio su Friccantone degli Schiantos. Ecco. Allora, siccome la produzione si è fermata un attimo, mi hanno proposto di fare l'Italo Bosco, gliela faccio, dico, però ci metto un po' più di azione, quindi mi racconta tutta la serie di scene che io dovrò fare. E quindi di lì ne ho fatte molte di più rispetto alla prima stagione. C'è stato anche un inseguimento con le auto in stile poliziottesco. E quindi, insomma, gli ho costruito... Ma gliel'hai pensata agli anni 70, intendi? Sì. anche se, in effetti, quando gli avevo raccontato il finale, perché lui mi disse, guarda, abbiamo avuto un veto dalla polizia, la macchina della polizia non può, come dire, mettersi davanti, cioè non può, chiudere la strada, okay, chiudere il... all'auto, diciamo, dei malviventi, perché non è etico. Alla fine, allora io gli dico, guarda, la paura è che poi i poliziotti lo prendano a spunto. Questa cosa. Allora io gli dico, guarda, perché è rischioso, perché per non la facciamo polizia come si faceva negli anni 70, che c'era il solito lavoro in corso. Lavoro in corso con la solita pedana, con il salto, gliel'ho costruita tutta così, certo, bellissima, meravigliosa. Poi sono andato a vedere la scena, non l'hanno conclusa così, ma l'hanno conclusa che la macchina della polizia si mette davanti. Sì. Vabbè, okay, però lui è entusiasti proprio, tanto che poi Renato e Maria mi ha detto, guarda, torneremo a lavorare assieme. È successo non molto tempo fa, è successo al mese di marzo, aprile,
mi arriva la chiamata da un'altra casa di produzione in Puglia per un film americano. Ok. Film americano interpretato da Kate Beckinsale. Sai che non la conosco? È quella di Underworld. Ah, ok. Okay. Ed è quella di Serendipity, okay, che io amo di più come film. Infatti, molto più nel tuo, sì, nel tuo stile. È dal figlio di Clint Eastwood. Ah, ok. Il film è diretto da John Kent, un regista inglese. Ok. Ahimè, il mio inglese, ho incontrato il regista, gli è piaciuto tutto il materiale, però ahimè il mio inglese... La comunicazione era bassa. Era bassa, però gli avevo detto, guarda, ho un'amica che ha studiato cinema pure e mi può coadiuvare. Lui si è impuntato, ha detto, ma Alessio mi dispiace, le tue cose sono bellissime, però io ho bisogno di uno che deve subito. Okay. Ho detto, vabbè, alzo le braccia. E quindi mi è dispiaciuto perché insomma era un lavoro che avrei voluto fare, però diciamo attendo questa nuova pellicola di De Maria per vedere insomma, e quindi capito, si è aperta anche quest'altra strada che non mi dispiace insomma, però poi si è aperta un'altra strada che è quella dell'insegnamento. Io già erano 4 anni che insegnavo all'Accademia di Bari, di Belle Arti di Bari, a contratto, arte del fumetto, che a Bari è solo un esame all'interno di un percorso che fa parte di decorazione come triennio. E invece, insomma, da qualche mese sono di ruolo come arte del fumetto l'Accademia di Belle Arti di Foggia. Ed è diciamo un completamento, un coronamento di insomma di tanti anni, perché io il prossimo anno festeggio 30 anni di carriera, fumetti, di carriera, ed è un bel modo perché io anche se ho cominciato già a Foggia, ma diciamo comincio l'anno accademico dall'inizio proprio diciamo tra ottobre e dicembre. Sei diventato 2000. Un barone universitario. No, mi fa piacere adesso restituire quello che ho appreso in questi 30 anni. Io quindi è bello come... Io credo che sia davvero una cosa... Guarda, conoscere tutta la tua storia, che in realtà io non ho mai approfondito, ci sono state delle parti che io non conoscevo. Guarda, al contrario del nostro comune amico Mimmo Montrone, che sa di te ogni tuo capello, io in realtà avevo delle lacune che mi hai colmato con l'intervista. Non sapevo dell'Euro Editoriale, per esempio, non sapevo di Giambone. Ah, ok. Io, ah, no. No, proprio no. Ah, no, credevo no, che... Non lo sapevo. E quindi sapere di questa cosa... Forse in quegli anni ci siamo un po' persi di vista, cioè dal 2002 fino al 2009 un po', quando ho cominciato a fare Dampir, in effetti. Deve essere stato, in realtà, probabilmente... Però quello è stato... Allora, il periodo su John Doe forse è stato quello più propedeutico a livello formale. Perché sì, ho potuto esprimermi come volevo. Non che su Lazarus Led non avessi come libertà, però magari c'era già una maturità un po' più, insomma, più acquisita dal 2002 in poi. E quindi, insomma, tutto è stato molto ti devo fare in sequenza, andiamo verso la chiusura dell'intervista, ti devo fare in sequenza le due rubriche. Te l'avrei fatta prima, ma ero troppo, mi piaceva troppo per il flusso come stava andando, era troppo bello. E la prima domanda è sempre del mio carissimo amico Dario Martinelli, che insegna una materia dal quale non mi ricordo mai niente, ma che c'entra con la semiotica all'Università di Kaunas in Lituania. E la domanda è, può essere, la possiamo anche rovesciare, nel senso che riguarda la musica. E la domanda è se c'è una canzone che ti piace, ma della quale ti vergogni di ammettere che ti piaccia. No, allora, se c'è una canzone con un video che mi ha aiutato a capire che avrei dovuto comunque fare i fumetti, che adesso è... La sento in qualsiasi film che racconti. Take on me. Degli A. Davvero?
Esattamente. Cioè, Giunta, quella cosa... No, non mi vergogno di dire che quella è una delle mie canzoni preferite, perché mi ricorda due cose. Uh-huh. Una... Gli anni Ottanta, quello è quello. No, allora tre. Uno degli anni Ottanta. Un altro che da quella canzone, da quel video, io ho pensato di, di fare questo. Fumetto, assolutamente. Uh-huh. E poi il fatto... che avrei dovuto mettere su una band. Ecco, vabbè, Morten Harket che ti fa pensare di mettere su una band, anche perché in generale, il tuo genere è decisamente molto più rockettaro. Assolutamente, però quella canzone mi dà sempre, anche se poi Morten Harket ne hanno fatto una versione talmente intima qualche anno fa, insomma... Sì. In uno spettacolo in TV, insomma, credo che fosse... una continuazione di quello che era Unplugged di MTV, bellissima versione intimista, intima, però per me Take On Me anche nella sua versione normale così a me dà sempre delle emozioni, mi mette malinconia, è quella che si dice quando si parla dei Cure, è quella malinconia allegra. Non so se sia proprio allegra, secondo me i Cure hanno sempre avuto, forse hai ragione tu, una malinconia allegra, decisamente una malinconia allegra. E quindi non mi vergogno di dirlo, Take On Me rimane per me, ripeto, quella canzone che mi ha fatto capire... Insomma, che avrei dovuto fare i fumetti. Okay. Cioè, l'altra cosa, questa è una domanda fatta da Michele Didone, che è un autore comico in generale, però la domanda è bella. C'è un gettone delle cabine degli anni 80, degli anni 90, dei nostri anni, e questo gettone io te lo do per fare una telefonata che puoi fare a una persona in vita, o vissuta, o mai esistita, di fantasia, e puoi chiamarla e dirgli quello che vuoi. La domanda è: chi chiami e che cosa gli dici? Allora, io una volta, nei miei sogni, allora, come dico sempre, vivo meglio il passato che non il presente. Potrebbe sembrare scontata questa... se avessi la possibilità, se fosse un gettone... tipo macchina del tempo, io chiamerei casa dei miei indietro nel tempo e mi farei passare me stesso. Perché una volta mi è successo, una notte, sognando, ho sognato di arrivare a casa dei miei anni 90, di bussare e mi apriva il me stesso dell'epoca con i capelli lunghi, legati, insomma, già tra il nerd e lo sfigato. E, insomma, gli direi, perché io poi ero sempre in ambasce, gli direi: guarda, non ti preoccupare, vedrai che le cose miglioreranno, le cose andranno meglio, e viviti questi anni e goditeli, anche se devo dire effettivamente che i miei anni più belli sono stati quelli dell'Accademia, anche se adesso sto vivendo un momento davvero bellissimo sotto tutti i punti di vista, però gli anni 90 per me sono stati, gli anni dell'Accademia sono stati gli anni più belli, e io dico sempre che, insomma, mi piacerebbe tornare indietro, dare tutto quello che ho costruito adesso per tornare in quel momento. E anche se quei momenti, insomma, sono stati dei momenti molto negativi, cioè proprio cose, però gli anni dell'Accademia sono stati per me gli anni più formativi, più spensierati, più belli, come direbbe qualcuno, insomma, eravamo felici ma non lo sapevamo. Non lo sapevamo, è vero. Ed è una cosa, e quindi questo gettone, se avesse la possibilità di far tornare indietro, ma soltanto attraverso la cornetta almeno, chiamerei casa dei miei, ma sentirei anche la voce dei miei, magari un po' più
squillante, un po' più giovane. Certo. E sarebbe bello perché, insomma, no, i miei stanno benissimo. Sì, 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 sì. Però mi piacerebbe, insomma, ho nostalgia un po' di quegli anni, quando i miei avevano anche meno anni rispetto a quelli che ho io adesso. ed era bello, insomma, era decisamente, e poi stavo cominciando a fare delle cose che mi avrebbero portato poi a farne delle altre, a farle, insomma, spero nel migliore dei modi. Quindi lo userei proprio per... Va bene. Poi vabbè, il gettone mi ricorda sempre le telefonate alle fidanzate. È vero. Io mi riempivo le tasche di gettoni. Tanti di quei gettoni. Poi cominciarono a venire fuori le cabine dove potevi mettere, diciamo, il soldo, quello, certo, quello corrente. poi sono passato alle schede telefoniche. Io a casa dei miei... in una scatola di biscotti, che è la mia macchina del tempo, dove c'ho tante di quelle cose legate a quegli anni, ho veramente un bel malloppo di schede telefoniche da 5.000 lire, 10.000 lire. Quindi non avevi fidanzate locali, avevi fidanzate sparse? Sì, sì, insomma, non autoctone, non indigene. E quindi, e poi vabbè, il gettone ti ricorda quando eri ragazzino, insomma, poi con quel telefono in ghisa, con quel colore improponibile che era tra il verde oliva e il grigio sì. Assolutamente davvero improponibile, con quella targhetta giallo tassoni. Aspetta, ma tu stai parlando della prima versione o di quella successiva, arancione, rossa? No, della prima versione. Ah, okay, perché io che era solo nei bar, eccetera. Sì, sì, sì. Sì, poi è arrivata quella grigia più squadrata, certo, più sì, con sì, la sì, cornetta rossa, sì, sì, sì. Che poi sono arrivate quelle rosse con la cornetta, certo, nera. Insomma, no, il gettone mi ricorda l'infanzia, però comunque avrei chiamato il me stesso, gli avrei detto guarda, non ti preoccupare. Bene così. Tranquillo, anche se io poi sogno spesso me stesso da piccolo. Ah, una sì? Volta ho fatto un sogno, sognavo, ero su un tetto, forse era un centro storico indefinito, poi si sa nei sogni, certo, sommiamo luoghi che ci appartengono, certo, e li costruiamo un po'. Mi trovo su questo, con questo sole abbacinante, forse un pomeriggio, con i panni stesi che svolazzano, molto cinematografica. Uh-huh. E mi ritrovo davanti a me stesso piccolo, forse potevo avere 7-8 anni. Uh-huh. Io guardo me stesso piccolo e questo me stesso piccolo all'improvviso tira fuori un coltellone, un coltellaccio, e lì poi mi sono svegliato. Lì ho... Non hai lasciato che ti uccidesse? No, lì ho capito che il messaggio poteva essere, mi raccomando, non mi ammazzare, ammazzare la parte, certo, infantile, che, certo, è quella che ci può mantenere sempre vivi a livello proprio, come dire... il creativo, bimbo che è in noi, esattamente, certo, quello. Quindi, senti Ale, io ti ringrazio davvero, cioè, aspettavo questo momento proprio per ringraziarti del... No, io ringrazio te perché mi dai sempre, cioè, sempre bello parlare, t'ho detto, per me io potrei stare ore a parlare dei ricordi di quello che è stato, di quello, ripeto, vivo meglio il passato, per me i ricordi sono fondamentali, non a caso il mio film preferito è Blade Runner. Ah, vedi, io... Blade Runner vive su quella costante linea dei... Ti dirò, io ho avuto difficoltà a vedere integralmente, perché poi io mi addormento oramai, anzi sono sempre stato vecchio con i film lunghi, sia per quello che con Dune, per esempio, ho provato a guardarlo 4-5 volte, dopo 3 minuti io dormo. Adesso non ho visto l'ultima versione, perché magari è un po' più... No, allora, la prima versione, quella di Lynch, effettivamente
lo ammette lui stesso, che dice lento, che è il film più brutto che lui abbia mai fatto, anche perché non era ancora in grado di girare quel genere di film, perché lui arrivava dal successo di The Elephant Man, che già quello nella sua filmografia iniziale era qualcosa che c'entrava poco, certo, perché comunque aveva una sceneggiatura molto lineare, era molto romantica, molto, ed è uno dei miei film preferiti di Lynch. Però se devo dire, Lynch è più Cuore Selvaggio, è più Mulholland Drive che Dune. Dune è assolutamente un pastrocchio, perché lì ci fu l'incursione di Dino De Laurentiis, che insomma produsse il film sull'onda appunto del successo di The Elephant Man di Lynch. Credeva che Lynch potesse fare un grande lavoro, ma Lynch lui stesso ancora adesso dice che no, a livello organizzativo insomma, non sapevo, non era nelle sue corde. No, 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 ripeto, lui arrivava da Elephant Man e da Eraserhead, film assolutamente fuori di testa. No, Blade Runner invece credo che sia proprio la metafora dell'uomo, certo, che vuole a tutti i costi sapere quanto tempo gli rimane, che cosa sta facendo, e il poter incontrare il proprio creatore. Però lì poi c'è un decidio, perché Bitty, insomma, Rutger Hauer in persona uccide il suo creatore, quindi uccide il suo, uccide Dio. E poi quel monologo finale che lui inventa la stessa notte prima di girare nella sua roulotte, perché quella scena non c'era quasi nulla, a livello visivo c'era. Però lì Rutger Hauer si inventa questo monologo, che è un monologo che tutti quanti noi esseri umani, lui è un androide ma che vorrebbe essere umano a tutti i costi. Questo monologo ha visto cose che voi umani, sì, perché, perché dice che senso ha, noi viviamo una vita intera accumulando visivamente delle cose bellissime per poi perdersi, cioè, poi svaniscono e non c'è più ricordo, cioè non c'è più, quindi è un grande film quello, a differenza del libro. Che il libro è molto più prosaico, molto più poi c'è tutta una parte nel libro, è molto diverso il libro, assolutamente, cosa che inizialmente doveva essere anche il film, che nel film doveva essere interpretato addirittura inizialmente da Robert Mitchum, che era già vecchio, perché lo si voleva costruire come un noir classico degli anni 40-50, però poi si pensò a Dustin Hoffman, perché nel libro, diciamo, il cacciatore di replicanti, Deckard, è un piccolo burocrate. Dustin Hoffman? Si sceglieva Dustin Hoffman perché nel libro il cacciatore dei replicanti era un piccolo burocrate. Ma tu pensa, ok. Poi, insomma, si è scelto la via un po' più dell'azione, un po' più. Poi Harrison Ford era già in auge con Indiana Jones, con Star Wars, eccetera, e quindi si scelse la via più, non dico testosteronica, però insomma, con l'idea dell'eroe, insomma. Va bene, allora Ale, io ancora ti ringrazio, ti ringrazio di essere stato qui, adesso faccio due saluti e poi se a te va bene lanciamo insieme la sigla. Allora ringrazio tutti quanti di averci visto per tutte queste puntate, per le puntate di questa stagione, ringrazio come sempre
Tutti i luoghi che ci hanno ospitato, il Santo Graal a Trani, l'Officina San Domenico ad Andria e tutti gli altri posti che hanno avuto la sfortuna di tenerci come luoghi per le interviste. Ringrazio ancora una volta il maestro Domenico Bini per la sigla che ci dà per tutte le nostre puntate e dandovi un saluto per la prossima stagione insieme ad Alessio io vorrei lanciare la sigla. 1, 2, 3, sigla? 1, 2, 3, sigla. 1, 2, 3, sigla! Professionista o da semi professionista e comunque a stipendio con contratto di lavoro a posto fisso scoprirai di avere una serie di vantaggi spaventosi. Me l'hanno detto. Cioè a un certo punto ti accorgi ma pure questo? No, ma pure questo? Allora, tra ieri e oggi sì. Mi sono svegliato meravigliosamente bene perché sia ieri mattina che stamattina ho ricevuto tre rumorini di messaggio della mia app della banca. Uh-huh. Ping! A distanza già hanno cominciato a pagarti? È già arrivato il primo stipendio? Io ho preso ieri lo stipendio di luglio. Uh-huh. È già avuto il primo di produttività? No, ma il fatto che ho avuto il mese di maggio e giugno arretrato. Ah, certo. Cosa che a maggio ho solo firmato il contratto. Cioè, tra ieri e oggi, pim pim pim. Poi, tarda mattinata, un altro pim dall'Accademia di Bari. Uh-huh. Ho detto, qua ristrutturo casa, ma come se non ci fosse un domani. No, io sto assaporando a dicembre quando avrò per la prima volta la tredicesima che mai avuto. Infatti, cioè, infatti. Sto assaporando il giorno che sarò malato, che avrò la febbre, che non mi potrò muovere, starò a casa. Sì, sì, sì. E che non ti dovrei preoccupare. Anche se rimango sempre un disegnatore di fumetti.